Ciao, sono Mariam Mirage, benvenuti nel mio armadio, nella mia stanza dove decido di collezionare piccoli vestiti che mi porto dietro nel tempo. Soprattutto questa parte è la parte che preferisco perché ci sono un po' tutti i vestiti che ho collezionato nel tempo. Per esempio ci sono questi kimono che ho trovato direttamente dal Giappone quando ero stata a suonare a Tokyo, quindi mi piace quando vado nei paesi prendermi dei piccoli dettagli e magari non l'ho mai messo. E Marie Kondo direbbe allora lo dovresti buttare, però invece ci sono delle cose che anche Marie Kondo dice, quando ci sono delle cose emotive vanno tenute. Quindi ci sono tantissimi kimono, in realtà anche di giorno mi piace metterli in casa e andare in giro in casa con i kimono, quindi questo sicuramente è uno dei miei pezzi preferiti. Chi mi conosce sa che amo tantissimo il vintage, tutto quello che ho indosso di solito è sempre second hand shop perché mi piace essere molto responsabile nei confronti dell'ambiente, sono vegetariana, quindi le scelte che faccio nella mia vita sono estremamente responsabili sempre e quindi cerco di non comprare fast fashion, cerco di dare vita sempre a nuovi capi anche se sono già stati usati, che sono state dargli una seconda vita come si dice di solito. Qui ci sono i miei vestiti preferiti che sono invece fanno parte della mia era psichedelica. Perché Mariam Mirage, il mio nome d'arte, nasce proprio dall'unione di due band di psichedelia anni 60, i Marianne e i Mirage. E io andavo alle feste anni 60, quindi magari adesso questo non è proprio un vestito che mi metterei, anche se mi piace ancora. Però magari sì, cioè diciamo che anche questi li tengo proprio perché mi ricordano chi sono, ogni volta mi ricordano chi sono. E queste sono le mie scarpe preferite perché le ho comprate a Tokyo. Diciamo che molti dei miei look sono un po' un mix tra America, Tokyo. E sì, quindi diciamo anche le scarpe secondo me sono dei dettagli fondamentali. Comunque ho sempre boots, scarponcini, sei quello sempre, tipo questi. Un'altra cosa che mi piace sono... E invece lo stile mocassino, di là ci sono anche quelli di Prada, di Burberry. E poi sempre tutto vintage praticamente. Qua ci sono, qua invece c'è l'altro armadio che invece ho deciso di renderlo un pochino sempre più facile per il giorno. Quindi ci sono gonne, maglioni e giacche per tutti i giorni. Come sempre lo stile 60s e lo stile vintage è un po' quello che metto sempre. Infatti mi chiedono sempre ma dove l'hai comprato? E io dico guarda che la cosa bella del vintage è che è unico, quindi c'è solo un pezzo di quello. E a me piace molto questa cosa. Per esempio un altro pezzo che mi piace moltissimo quando sono on stage è questo vestito anni 60. Come vedi i dettagli delle maniche e è un pantalone giacca che magari poi scattiamo così ve lo facciamo vedere indossato. E non so, questo è uno dei miei preferiti perché vedi proprio la mano sartoriale che oggi non c'è più e quindi sicuramente mi piace tanto. Dei brand invece nuovi, mi piace molto Rav che fa queste tute molto morbide, io essendo anche un insegnante di yoga mi piace l'idea di essere comfy sempre, quindi sono sempre abbastanza tight però allo stesso tempo comfy e mi piacciono tantissimo abbinare magari le camicie con delle skirt, con delle gonne, tantissime gonne che metto magari solo con un lupetto e poi i boots. Poi mi piace giocare con le cravatte, mi piace giocare con i dettagli, quindi mettere degli abbinamenti sempre un po' colorati. Da piccola mi vestivo sempre di nero, non so perché ho sempre avuto la passione di vestirmi sempre di nero, come se uscire da uno schema fosse già troppo difficile da sopportare. E invece poi con il tempo ho cominciato a capire che il nero non era solo il mio colore, c'erano anche tanti altri colori che potevo indossare. E quindi poi dal nero sono passati i colori, ma credo che sia una cosa che succede un po' a tutti. Un'altra cosa fondamentale sono gli occhiali, il dettaglio. Questo è sempre un fan di vintage e anche perché a me piacciono un sacco le lenti colorate che a un certo punto sembra quasi che tu stia vivendo in un viaggio all'esercito e praticamente ti fai i tuoi viaggi. E praticamente incontro delle persone per strada e mi guardo e dico Mariana ma che cos'hai? Semplicemente sto vivendo in un'altra modalità perché la lente è diversa. Questa è la capsule collection che ho fatto con Blondie. Abbiamo fatto un completo di yoga ispirato al secondo chakra, Svadhisthasana, che è il chakra della passione, della creatività, dell'erotismo. E è molto ispirato ovviamente ai colori caldi dell'estate, però
A me piace mettere a colori cardi anche d'inverno perché ti danno molto più calore. Mi piace molto il dettaglio del pantalone perché non è tight, quindi non ti stringe ma è aperto, un po' jazzy. Per me bisogna sentirsi un po' dei quando si è sul tappetino, perché è importante sentirsi bene anche quando si fa ginnastica. E spesso succede che ci sono dei capi che ti stringono, che non ti fanno sentire a tuo agio. E invece secondo me è importante sentirsi sempre a proprio agio, soprattutto quando si fa attività fisica, perché lì entri in comunicazione con il tuo corpo e quindi è fondamentale sentirsi bene. Questo probabilmente è la cosa che mi interessa di più di tutti, perché è il comodino, dove quando mi metto a letto almeno passo 4 ore a comunicare col mio comodino, con tutte le cose che ci sono nel comodino. Mi interessa sempre avere una routine night. Uno parla sempre della morning routine, ma invece forse la routine per andare a letto forse è molto più importante. Come mio modo per andare a letto, sicuramente mi piace avere tantissimi oli che mi accompagnano durante per andare a letto. Per esempio, mi piace molto la lavanda quando devo andare a dormire, e allo stesso tempo mi piace avere tutte le mie pietre con me. Quindi di qui abbiamo la labradorite, che è una pietra sciamana, una delle più importanti, morone, che toglie tutte le energie negative. E poi ovviamente ci sono il mio libro preferito che sto leggendo in questo momento, Scriver Zen, che, come dire, ho notato che mi piace molto di più leggere prima di andare a dormire che vedere un film, perché non mi agita e mi fa stare molto più in contatto col mio inconscio. E poi ovviamente il mio diario. Chi mi conosce sa che tengo sempre diari della mia vita, e quindi passo le giornate soprattutto anche a disegnare. E anche la notte, prima di andare a dormire, mi piace mettermi lì e disegnare corpi nudi, corpi liberi, in movimento. A volte ovviamente mi addormento con lei nel letto, quindi praticamente è come se fosse la mia compagna non solo durante il giorno ma anche durante la notte. If a picture paints a thousand words, then why can I paint you? The world will never show you the world come to know. If a sculpture made through places, at one time I'll be with you, tomorrow and today, beside you all the way. And there's my love, my life is running dry, then you and I will simply fly away.